Porca troia, se alto dal volume del gioco appena messo il rucchio. È al 3% adesso, dovrebbe andare bene. Scusatemi, non ho ancora avviato... Non ho ancora avviato Google con la schermata della dashboard. Quindi se siete in chat e state scrivendo, non vi sto minimamente vedendo. E non ho neanche aggiunto... Aggiungi schermata. Schermata, acquisizione gioco. Nuova sorgente. Automa chef. Aggiungi sorgente. Cattura finestra specifica. Sei bellissimo. Già vi dico, la musichetta mi piace un botto. Campagna, modalità contratti, terreno di prova e editor di scenari, regole, riconoscimenti, impostazioni, regole. Obiettivi, ok. E le cucine hanno tre obiettivi, visualizzati sul pannello obiettivi di livello quando... obiettivi di livello quando progetti una cucina. Piatti serviti, un requisito essenziale, consegnare il numero stabilito di piatti se... È partita la live? Sì, è partita. Però se di via così non... Sono a 12.000 kilobitrate, 17.000 kilobitrate, 18.000 kilobitrate. Porca troia. Devo recuperare un attimo, che con sto diluvio. Non gli fa un cazzo. Raga, la giuro già. La giuro questa canzoncina. Oh, grazie. Velocità momento a caso. Mi fai una media, grazie. Mappatura comandi, V-Sync. No, e anche il post processing, via. Vediamo campagna. Servi tre piatti. Consuma meno di 500. 500 watt ora? Watt? Boh. Usa meno di 50 ingredienti. Oh, ok. Hoss, grazie mille del follow. Scusa se ieri non ti ho salutato, ma. Avevo gli alert disattivati, quindi non ti ho sentito. Ti avevo salutato un po' dopo. Allora. Fatemi fissare. Fissa, ok. E fissiamo anche qua che ho voglia di compagnia oggi. Ciao amori. Ciao amori. Venite a farmi compagnia. Giochetto. Simpatico. Simpatico. Ok. Vediamo come funziona. Mi gasa un botto. Mi gasa non poco. Allora, tutorial di base. Tre ordinazioni da completare. Consume... Ok. Ricette da preparare. Hamburger. Cheeseburger, ho visto. Oh, che carino sei. Ciao, essere umano. Ciao, essere umano. Grazie per avermi risposto... No, non ce la faccio a farlo robotico. Grazie per aver risposto al mio annuncio pubblicitario, aiutandomi nella creazione della nuova catena di ristoranti. Clic per continuare. Ho intenzione di fare uso di cucine interamente robotiche... interamente autonome. Madonna, sei lento. Posso usare anche WASD. Ok. Invece di dover uscire con la freccetta. Allora, per ridurre i costi e schiacciare l'umanità. Cioè, volevo dire, per produrre piatti sani, gustosi, in modo efficiente. Quelli che piacciono agli esseri umani come noi. In che senso come noi? Va bene.
prima di iniziare con il nostro primo ristorante, dobbiamo collaudare il concetto. Ho affittato questo terreno di prova da usare. Segui le mie istruzioni e assicuriamoci che questo mio business plan sia fattibile. Ok. E con la rotellina zoom e zoom, ok. Iniziamo a creare una cucina elementare. Non so perché ho detto elementale. Che può preparare. Sono quasi anche 10.000 visualizzazioni. Se me ne mancano 43.443. Soltanto hamburger semplici. Quindi non è neanche un cheeseburger. Abbiamo bisogno di un assemblatore. Ok. Fai clic sul. Mettilo nel. Q e D per ruotarlo, ok. E cliccando, me lo fa. Fantastico, ora fai clic con il tasto destro del mouse dell'assemblatore e seleziona hamburger semplice. Ok. Diamo uno sguardo alla ricetta per scoprire cosa ci servirà. Fai clic sul pulsante ricette. Ok. Ah, ok. Capito come funziona. Ok, carino. E. Ora fai clic a destro. E qui abbiamo bisogno del panino. Ok, e qui abbiamo bisogno della carne cruda. Ok, ora abbiamo bisogno di una griglia e un nastro trasportatore. Quindi bisogna dire esattamente quell'ingrediente prelevare. Ah, ok, è tipo un filtro. Polpetta cotta. Vediamo. Ora vediamo. Vabbè, figata, eh. È stupendo. Posso tipo interromperlo? Cioè, perché qua mi sta buttando via. Vai, vai, fai. Vabbè, stupendo. Lo adoro. Ah, qui posso velocizzare anche. Ci sta, figo. No, regalo, adoro. E d'ora in poi io la sera finito lavoro vengo qua e vi porto questo giochetto qui, bellissimo. Aggiornamento capodanno cinese, serve 20. No, Salvatore, no, io non ci gioco più alle Skyblock, veramente no, basta, fanno schifo. Sono felice di aver avuto essere il. L'isola con il profit shop migliore di tutti, però no, basta. Tutorial lettore di ordinazioni. Ah, figata. Allora. Cheeseburger. Sei di nuovo qui. Stavo giusto convertendo ossigeno in nitrito. Come facciamo noi umani, giusto, amico? Esatto, proprio così. È il momento di imparare a rendere le nostre cucine più efficienti. Allora, Salvatore, se mi rispondi bene a questa domanda in 30 secondi, io torno a giocare alle Skyblock, ok? Ci stai? C'ho il timer qua, eh. Dov'è? Orologio? Mi faccio il timer da 30 secondi.
No, a me non lagga la chat. Ok, allora. Sono, se no, 5 secondi di ritardo la chat, quindi metto 5. Ok. Il gatto di Schrödinger è vivo o morto? 30 secondi a partire da ora. E niente. Peccato, hai sbagliato. Non tornerò a giocare alle Skyblock. Ti rimaneva ancora 25 secondi, eh. Potevi pensarci di più. Vabbè, comunque, il nostro caro amico, è il momento di imparare a rendere le nostre cucine più efficienti. Ma scusa, il cibo lo manda in un inceneritore? No, non ho finito di leggere. Allora rispondi tu perché. Cosa perché? Io ho dato le mie motivazioni sul perché non torno a giocare alle Skyblock. Tanto fammi fare un'altra storiella tattica su Instagram, perché questo giochetto rende veramente tanto. È stupenda. Ok, allora, lo sai che c'è stato un boss? Sì, lo so che c'è stato il boss. Lo so. Ma prima di tutto devi terminare la configurazione di questa cucina. Ok, devo fare. Scusami, ma. Ok, fa clic sul distributore. Mettiamolo qui. Attiviamo il distributore e ci mettiamo il formaggino. Mixer. Allora, vorresti un po' più entropia nel tuo cibo? Questa è la scelta perfetta. Cosa farà il mixer? Il mixer non richiede configurazioni aggiuntive, lavorerà automaticamente gli ingredienti che ci passano sopra. Alcuni piatti più avanzati richiederanno la lavorazione di certi ingredienti più volte. No, vabbè. Io avevo un giochetto. No, no, no. Allora, avevo un giochetto simile sul telefono, che era Assembly Line, e un altro che ho qui sul PC, che costa circa 5 euro su Steam, che si chiama. Ce l'ho qui. Dove cazzo sta? Shabiz.io, che più o meno funziona anche questo così, ed è stupendo. E, ok. Ma questo pagamento? No, è gratis sull'Epic Store. L'hanno rilasciato oggi gratuitamente sull'Epic Store. Allora, ora non ci resta che configurare l'assemblatore. Fai clic con il tasto destro del mouse dell'assemblatore e seleziona cheeseburger nella menu del. Ok. Cheeseburger. Cheeseburger. Ora via la cucina e vediamo che cazzo esplode. Ah, questo lo stoppa. Fuori cheeseburger! Questa cucina ha un difetto, preparerà cheeseburger all'infinito, che spreco gli ingredienti e soprattutto di elettricità. L'uso improprio di elettroni mi rende triste. Ok. Lettore di ordinazioni. Ok, praticamente questo qua mi sa che. Nuovo collegamento alla parte. Scusami, fai clic col tasto sinistro sul mouse sul distributore per creare un collegamento. Ah, ok, sinistro, scusate.
Esegui l'azione una volta su ordinazione. E questo anche esegui una volta per ordinazione. E anche questo esegui una volta su ordinazione. E anche questo esegui... attivo quando c'è un'ordinazione in sospeso. Figata, mi piace un botto, mi piace veramente un botto. Quindi ora praticamente... Wait. Ah, ok. Piano, quanto cazzo di roba mi butti fuori? Ma in realtà non è che mi usi così tanta elettricità, eh? Sembrava ne usasse di più. Beh, effettivamente il tutorial, quindi che non faccia 3 stelle è un po' impossibile. Regà, è stupendo, è stupendissimo. Ah, adesso mi dà il primo livello non tutorializzato, possiamo dire. Però mi andrò a prendere... No, l'acqua ce l'ho qua. L'acqua ce l'ho qua dietro. Ma io non avevo del tutto voglia di acqua. Visto che non sono potuto andare al bar, mi vado a prendere un bicchierino di Montenegro. Ossia, ho detto la parola. Signori di Twitch, mi dissocio, ho detto la parola con la N, mi dissocio, signori di Twitch, monte. No, raga, lo adoro. .tv/pt trattino basso. Ciao, sto cucinando. Ciao, cucino con i robot. Che bello. Ah! Ok, torniamo a noi. Sempre buono. Allora, primo assaggio. 10 grandi azioni. Il consumo energetico deve essere inferiore a 500 watt ora, penso, sì. Usa meno di 40 ingredienti. Bene. L'era dell'umanità affamata sta per finire. Ecco la nostra prima cucina. Adesso è vuota, ma pensa a tutto quello che ci potrebbe fare. Vabbè. Conquistiamo la fiducia del pubblico, ci facciamo pubblicità, diventiamo una scelta popolare. Poi, quando tutti mangiano il nostro cibo, lo avveleniamo.
E inizia senza troppe complicazioni, offrendo un cheeseburger e un hamburger semplice. D'altronde sappiamo che sei in grado di produrli facilmente, appunto come abbiamo visto gli primi due livelli. E non ci resta che provarli con il pubblico e assicurarci che non siano soltanto belli a vedersi, ma anche buoni. Allora, io direi, mettiamo un assemblatore. L'assemblatore lo mettiamo subito diretto sull'uscita. Facendo così risparmiamo uno sulle belt, i nastri. Posso metterlo così? Me lo butta fuori. No, devo metterci il braccio che lo butta che lo tira fuori, però. Quindi. Ok. Un braccio semplice, che lo mettiamo qui, e poi uno intelligente per prenderci le cose dalla griglia. Perfetto. Di qui ci deve passare le belt, ovviamente. E qui facciamo creare il formaggio. Qui lo facciamo a fette. E lo facciamo così. Qui creiamo gli hamburger. E li butto subito fuori. E qui ci mettiamo il pane? Dovrebbe funzionare. Griglia l'abbiamo messo. Mixer, devo metterlo qui. Distributore, qui. Uno qui e uno qui. E il lettore di ordinazioni. Ok. Ok, allora. Ora. Ma il mio amico può fare più di una ricetta? No. Non può fare più di una ricetta. Vi ricordo, ragazzi. Il nastro si è inceppato. Dove? Dove, scusa? Quale nastro? Ah, il nastro se ci... sì. Non mi ricordo. Ho perso. Sì. Allora, piccolo problema. L'abbiamo già. E ho già speso un botto. Posso ricominciare? Esc. Ricomincia livello. Ok. Allora, primo problema che abbiamo appunto scoperto. Che penso più che altro. Io riesco a starci dietro con i soldi. Non c'è uno splitter, tipo? No. Cos'è? Ah, posso crearmi tipo come si dice? Dei pattern
per poi utilizzarli anche in futuro. Figata. Questo mi piace. No, mi sa che dovrò mettere due distributori di pane e di hamburger. Ci sono i soldi? Allora, braccio intelligente qui. E niente, ho già sbagliato. Signori, si ricomincia. Ma posso spostarlo, anzi? Posso spostarlo. Sono un demente, potevo anche non ricominciarlo prima. Vabbè. Un braccio intelligente qua e delle belt. Una qui e una qui. E mi sono dimenticato il pane. Deficiente che sono. Figa, sono già messo malino con i soldi. E pensare che devo metterci un altro braccio qui e un altro braccio qui. Poi dire te, mi fai questo? Secondo i tre ingredienti. Ah no. Ok. Scusa, perché questo. Spegni per 5 secondi. Ah no. Esegui azione. Io vorrei tipo fare mezza volta su. Non posso? Vediamo come funziona, come va. È perché al massimo, no, potrei far così. Però mi viene a costare veramente troppo. Uno lo metto a fare i cheeseburger. E uno lo metto a fare. Eh no, mi costa veramente troppo. Io sarei più pro di te. Non è un gioco dove si può essere pro. Sono stanco, ho lavorato 7 ore oggi. Tu mi fai del pane, grazie. Ok. Tu mi fai polpetta cruda. Esegui una volta quando c'è questo. Nuovo collegamento a questo qui. E mi fai attivo solo quando c'è un'ordinazione in sospeso. Ok. E non posso aggiungerci nient'altro? Vabbè, l'assembler lo facciamo continuare ad andare. Ora tu, cheeseburger. Tu, mi fai. Esegui una volta. Tu, mi fai. Esegui una volta sull'ordinazione. Tu mi fai attivo quando.
perso il conto. Attivo quando c'è un'operazione in sospeso. Sì, potrei farlo, ma come li faccio a dividere? Come faccio a dividerli in quel senso? Cioè, potrei provare. Se non funziona questo, ho un'idea di come potrebbe funzionare. Però non ho uno splitter. Cioè, non ho un qualcosa che me li manda uno da una e uno dall'altra. E quello è il punto. Sì. Se riesco a farlo con i tempi, era quella l'idea. Però ci ho pensato appunto dopo di aver fatto tutto questo. È quell'idea che ti ho detto adesso che avrei avuto. Allure. Vediamo se funziona. Ah, i filtri qua. Ok. Qualsiasi cosa, ingrediente, pianto finito. No, mi prendi questo. Qui mi devi fare il burger semplice. E qui mi devi fare il cheeseburger. Cheeseburger. Tu mi devi buttare fuori il... la polpetta. Tu mi devi fare il paninozzo. E tu mi devi fare questo qui. Molto probabilmente non funzionerà. Non riuscirà a fare le tre stelle. Ma proverei. Giusto per vedere. Ah, raga, non va un cazzo. Ottimo. Perché non va un cazzo? Vedi che funziona? Scusami. Scusami. Ok. Scusami. Perché non parte? Au. Scusami, perché quando faccio così me lo fa partire? Scusami, eh? Bru? Devo aspettare le ordinazioni? No, le ordinazioni ce le ho già, eh? Ah, eccoli gli stronzetti. Ah, capito. Pensavo ci fosse già. Oh, piano. Perché non... cos'è che non funziona? Aspettate, aspetta. Cos'è che non funziona? Allora, arrivano i carissimi. Va bene? Ti vogliono... lui vuole un cheeseburger. Un hamburger semplice, ok. A puppetta! Non parte a puppetta! Non c'è spazio per l'ingrediente, capito? Tu, vai qua, bravo. E anche tu, vai qua, bravo. Nastro e nastro. Vediamo se funziona. Dovrebbe funzionare. Vediamo. Arriva gente. Arriva la gentaglia. Eccoli. Bastardi. Venite qua a comprare i miei panozzi. Il cazzo di braccio. Non ci sto con i soldi.
Porca troia, solamente 5.000 per l'energia. Aspetta, aspetta, sono scemo io. Ok. Speedrun. Vai, pigliate il mio... pigliate il mio panozzo. Allora, con i piatti sono messo bene. Elettricità pure, ingredienti pure. Buono, buonazzo così. Ah, non avevamo un problema di fare lo splitter, di mandarne uno solo. Mi piace. L'efficienza della cucina viene calcolata determinando quanti piatti sono stati completati in tempo, quanti ingredienti sono stati sprecati e la quantità media di corrente elettrica usata per completare un piatto. Questi fattori vengono sommati per rappresentare la percentuale di efficienza complessiva di una cucina. Suggerimenti importanti per una cucina: minimizza l'uso di corrente elettrica, configurare il... Ok, sì, sto leggendo senza leggere. Sì, salva. In slot 1. Il principio era l'insalata. In principio. Cazzo. Stavo per rovesciare il monte. Allora. 5 ordinazioni da completare. Il consumo energetico deve essere inferiore ai 400 kWh. Wattora. Usa meno di 35 ingredienti. Quegli hamburger sono stati un successo. Il pubblico era straordinariamente indifferente nei loro confronti, dando commenti tipo "sì, aveva gusto" e "smettilo di fare domande e lasciami in pace, robot impertinente". Sono riuscito a ottenere questo locale a prezzo scontato. A quanto pare agli esseri umani non piace lavorare in spiazzi ristretti, un privilegio di cui non importa a quegli stupidi macchinari. E ora so a cosa stai pensando. Forma di vita a base di carbonio con... convertitore di proteine complesse. Cosa possiamo fare in questo spazio ristretto? Beh, in realtà... qui possiamo fare un sacco di cose. Lo adoro già sto gioco. L'ho già detto. E possiamo offrire un nuovo piatto, il panino BLT. Presta la massima attenzione alla ricetta e alle operazioni richieste. Questo spazio sembra limitato, ma potrai metterci facilmente i macchinari richiesti. Ricorda che l'efficienza sarà fondamentale per il proseguimento della nostra collaborazione. Allora, ricette. Porca puttana. Dobbiamo cuocere le 2 fette di pane. Quindi... ok, sarà da vedere. Come funziona? Ok. Mettiamo il nostro braccetto che butta fuori. Anzi, tu mi fai... no, mi sa che deve stare qua per forza. Con l'assemblatore che mi fai il BLT. Ok, numero... alta velocità, risparmio energetico. Carino. Allora, avremo bisogno di
un mixer per la fetta di pomodoro. Allora, ci mettiamo su una belt, qui ci mettiamo il pomodoro. Vediamo, No. Ok. Un distributore, allora, qui per il pane. E un altro distributore qui per il pomodoro. Fette di bacon. Ok. Qui ci mettiamo la lattuga. No, che cazzo dico fette di bacon qua? Qua ci va il pomodoro. Qui ci va la fetta di bacon. Ok. Qui ci va il pane, ma del pane dobbiamo mettercene un altro. Ok, tu mi fai un pane tostato e tu mi fai un bacon croccante. Ok. Ora, le torri di ordinazioni al momento sono abbastanza semplici. Aspetta, se posso mettere due volte su ordinazioni qua, giusto? Posso... Ok, condello vendo. Questo ha un 2 per ordinazione. Nuovo collegamento. Tu mi fai una per ordinazione. Tu anche mi fai uno per ordinazione. Tu pure mi fai uno per ordinazione. Non riuscirò a tenere queste... le griglie. E non posso metterci... lascerò queste qua che vanno in continuazione. No, riesco a spostare tutto uno in qua? Sì, dovrei. Perché ho dimenticato il braccetto per buttare in dentro quelli lì. Anzi, posso fare così, eh? No, non posso fare un cazzo. Allora. Perché muoio? Voglio uscire dalla schermata, grazie. Allora. Perché? Questo qui mi... Intanto, vediamo come funziona ora.
Carino, lo volete un bel tostone? Che puttana, non vogliono il tosta? Ok. Non ho messo il braccetto lì, però. Vedi. Non me lo butto fuori. Non me lo butta fuori. Perché, allora, l'idea quale sarebbe? Belt. Buonasera, signor Bobololoip. Non riesco a leggere il tuo nome, mi dispiace. Come ti entra l'acqua in... Tu non puoi arrivare a presentarti a qualcuno dicendo: ehi, mi entra l'acqua in camera. No, non si fa così. È fredda. Mamma co... Non dovrei ridere. Ma fa ridere. E invece sa nuotare, carissimi. Se sposto uno indietro questi qua, ho lo spazio, ho abbastanza spazio per fare questo. Ma no, ma guarda, non lo sapevo che fosse un troll, eh. E allora, secondo me dovresti prendere del calcestruzzo, ok? E lanciarlo in tutta l'acqua. L'acqua dopo, cioè il calcestruzzo dopo si... E prendere il tostapane. Ma sai che nel tostapane ci va il pane? E sai che cosa succede se tu lasci il pane troppo nel tostapane? Il pane si brucia. E non è mai bello quando il pane si brucia. Ok. Ho finito il Montenegro. Ora, in realtà no, ho finito sto bocchiettino qua. Oh. Che bello è così. Shu shu. Shu 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 tu 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 tu. Ok. Praticamente il pane uscirà da qua. Verrà buttato di cattiveria qua. Braccetto, fai il tuo lavoro. Povero tetto. Ma no, ma... Ok. Dovrebbe... Qui posso anche risparmiare una belt. Non mi piace sto giretto strano qua che deve fare, però non ho abbastanza spazio. Però dovrebbe funzionare. Vediamo. Vai, tempo, avanza. Porca troia, nessuno vuole i cazzo di toste. Cosa gli manca? Ok. Ma sai che forse... Sai che forse... No, non ci sto con l'elettricità. Ma sai che forse... Non ci sto con l'elettricità. A pelo? No, non mi piace, non mi piace. Voglio farlo bene. Allora, questo gioco...
praticamente, signor Bobbo l'Ippopotamo, tu sei. Ma l'Assembler no, non ci stava. Cioè, non ci stavo con lo spazio proprio. Cioè, intendi qua? Se invece forse ci sto, sai? Sì, ci sto. Ci sto. Perché devo girare qua. Questa qui? Sì, grazie. Vabbè, non è un problema, signor Ippopotamo. Allora, praticamente tu sei un omino che. Ah, perché forse non ho attivato. Non ho fatto le griglie? Non ho fatto le griglie che si bloccano, si attivano e si sbloccano. Vabbè. Dovrei metterci un altro di questi. Boh. Forse questi che consumano? No. Oh sì. Sì, consumano. Forse dovrei riuscire a farlo andare. E praticamente tu devi creare delle linee di delle catene di montaggio che fanno il cibo e cercare di stare dentro i parametri di piatti serviti. Metti le cose a risparmio energetico, ci mettono di più. Però dovrei, mi sembra dovrei farcela, eh. Dai, 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 dai. Dai, dai, dai. Sputalo fuori. Sputalo fuori. Sputalo fuori. No, no! Cioè, allora. Sono riuscito a fare di uno quello degli ingredienti usati, ma di un watt, di un watt ora non sono riuscito. Aspetta. Però sono al 65%. Riproviamo. Allora, su cosa posso andare a risparmiare? Se usassi una sola griglia? Forse ce la faccio con una sola griglia, sai. La pizza cotta è buona, però la pizza cotta fredda del giorno dopo, magari che la prendi la sera, la lasci in. Cioè, io quando abbiamo una pizza ci resta la sera in più, la mettiamo in forno. Cioè, non è che. E tipo. La pizza fredda, magari anche a colazione. Sì, io la mangio anche a colazione, dovessi. Allora, praticamente l'idea è quella di. Però non riesco a tirarlo fuori. E invece sì, riesco a tirarlo fuori perché devo girare questo qui, questo qui, questo metto qui. Questo via. E ma come lo butto dentro? Semplicemente faccio così. Levo questo. Pure questo. Questo qui. E questo qua. Però aspetta. La lattuga blocca questo qui. Ok. Se metto. No, devo metterlo almeno lontano due da una belt per poterlo utilizzare. Bro, mi sai. Mi hai scambiato la pizza con i bambini. Anche i bambini sono buoni la mattina. Soprattutto se pociati abbastanza nel latte. Per pociati abbastanza nel latte intendo annegati nel latte. No. Non mi dissocio. Tanto se vi chiudono il canale, che cazzo me ne frega a me. I miei soldi me li sono presi ai tempi. Allora, e a proposito dei soldi, vi mando una pubblicità adesso perché dovete fare la sub. No, ok, mi dissocio. Non date soldi a Amazon.
Allora. Il braccio è messo male, lo so. Sto pensando come poterlo sistemare. Perché il braccio dovrebbe fare a zigzag da qua. Proviamo a fare così. Proviamo. Abbiamo risparmiato sulla, come si chiama? Sulla griglia, che comunque brucia abbastanza elettricità. Ops. Ho dimenticato una belt. No, interrompi. Sì, devo metterla per forza. No, volevo. Ok. Gimme the toast, please. Giralo. Cosa giralo? Guarda il braccetto qua, super OP. Mi puzzicchia, che non ce la facciamo di nuovo con l'elettricità. Invece, signori! Fortissimo! Sono un cazzo di genio! Andiamo, 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 andiamo. Sì, salva, salva, solo tu no. Il raddoppio, Madonna, almeno qua possiamo usare un po' più di elettricità. Un po' più di tutto. Però almeno dobbiamo servire 20 pasti, eh. Quindi, porca troia, l'hamburgerone supremo e l'oddoccone. Il nostro continuo successo mi ha spinto ad acquistare questo spazio qui, in questo spettacolo aereo locale. Avevo accesso a una grande folla e. Ah, avere accesso a una grande folla fa parte del mio business plan. La folla arriva a frotte? A flotte. Vabbè. Sì, costano poco e bruciano a lungo. Per assistere a macchinari che si innalzano senza motivo. Non lo capisco. Ok. Oggi offriamo non uno, ma due piatti nuovi di zecca. L'hamburger un bacon doppio e l'hot dog semplice. Porca troia, se l'hot dog semplice la posizione sarà uno 10.000 volte più difficile da fare. Con l'hamburger con bacon doppio richiede il doppio del formaggio e delle polpette rispetto al precedente. Porca puttana. A base di formaggio. Al precedente hamburger è a base di formaggio. Quindi bossa come si deve il lettore di ordinazioni. Allora, ho appena prenotato un volo in aereo e a elica. Quindi devo andare oggi al mio circuito della spontaneità a livelli ottimali di prestazione. Ok, vabbè. Allora, ricette. E lo dogone? Lo dogone ci sta, è semplice. Ok, allora. Ah, ma c'è anche un coso per selezionare. Figo. Signori, abbiamo bisogno, come prima, di due assemblatori. Quindi uno qui e uno qui. Poi abbiamo bisogno di un braccetto qui e le nostre bellissime beltine così. Un braccio semplice qui e
un braccio intelligente qui che ci prende dalla griglia lo doggone cottoso. Ok, un braccetto normale qui, una belt e un distributore con lo doggone. Ok, poi l'altro distributore lo mettiamo direttamente qui con il panozzo da hamburger, da hot dog, e uno l'abbiamo fatto. Le torri di ordinazioni e hot dog semplice, uno su ordinazione, tu uno su ordinazione e tu attivo quando c'è un'ordinazione in sospeso. Lo mette diretto nel... Sì, quello che ho fatto io adesso. Ok, ora e qui ci deve andare due fette di formaggio che ce le buttiamo direttamente da qua. Scusatemi per la rotellina, ma... Ok. Poi una griglia qui. Mi servirà anche questo qui. Un braccio intelligente per prendere gli addoggoni e gli hamburgeroni. Minchia, però è lungo, eh. È lungo fare il doppio. E mi manca il pane, giusto? Sì, perché qui mi fa il... Ah, però... No, aspetta. La cosa stronza è che non c'è tipo una cosa cibi cotti, giusto? Carne macinata cotta, carne... No. No, infatti, non c'è un qualcosa che... No, ops. Qualsiasi piatto finito, qualsiasi ingrediente, qualsiasi cosa. No. Devo farne due per forza. Uno con l'ambu... Uno con... Quindi questo lo devo spostare indietro ancora di uno. Ok, mi serve un altro braccio intelligente qui che mi prende la Puppet Colt. La Puppet Colt. Dove è la Puppet Colt? È qui la Puppet Colt. Tu mi fai il panozzo. Tu mi fai il formaggiotto. Tu mi fai la Dupopet. E tu mi fai un bacon. Ok, tu mi devi fare il... Tu l'hamburger doppio. E tu l'hot dog. Ok. Tu mi fai il hot dog doppio. E mi dici che questo... Nessuno rivuole lo skyblock. E mi fai due ordinazioni su volte. Tu mi fai una ordinazione su volte. Tu mi fai... Due ordinazioni su volte e tu mi fai due ordinazioni su volte. E la... Ah, sai che, guarda... Effettivamente possiamo fare anche così. E anzi, ancora meglio,
ancor più meglio, posso far sì che l'hot dog venga anche cotto qua. Mi basterebbe spostare questo un po' più in qua. Ok, ho capito com'è. Devo allora mettere questo che me lo butta in su, questo me lo butta in qua, questo qui, questo qui, questo via. Ok, questo via, questo mi va qui e tre belt qui. Quindi com'è che posso vedevo, scusa. Ah, ecco. Ok. Dovrebbe funzionare. Vediamo se qualche cliente arriva. Arriva. Cosa ordina? Un doppio hamburger. Piano. Sembra che stia funzionando, eh? No, aspetta! Calmo! Fanculo, qua ci ho messo il panino per dog e non l'hot dog. tu c'hai l'hot dog cotto, giusto? Sì. Fanculo. No, non volevo fare interrompi. Vai, corri. Allora. Wait, ma il formaggio? Il formaggio è singolo. Anche lo, anche il... scusa, ho sbagliato. Infatti di bacon è singola. Ok. Una delle cose non era doppia, ecco. E ci sta perché almeno abbiamo lo spazio anche per l'ipotetico hot dog, eh. Funziona.
Anche con l'elettricità siamo messi abbastanza bene, e anche con gli ingredienti. Unica cosa mi dispiace per la griglia, Però di elettricità siamo messi bene, ingredienti pure. La velocità con il quale viene buttata fuori la roba ci sta. Sì, è abbastanza buona. Poi ovviamente secondo me più avanti si andrà, più si sbloccheranno macchinari migliori, ovviamente. No, no, basta l'elettricità. Siamo ancora a meno di metà e siamo oltre la metà dei, oltre la metà dei piatti serviti. Abbiamo raggiunto la metà adesso, più o meno. È 725 la metà. E ci mancano 4 piatti, 3 piatti. Perché l'hot dog esce adesso. Va benissimo, guarda. Basta tutto. Ma sono... come efficienza 97%. Mi scusi? Cioè, sono riuscito ad usarti una sola... Excuse me, what the fuck? Ok. Vorrei tanto sapere... il perché non ho avuto la il 100% di efficienza, ma non lo sapremo mai. Cioè, scusami. C'era un qualcosa che si poteva fare meglio? Non mi sembra. Forse sì, eh. Perché se questo lo metto qui... No, 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 la griglia non posso metterla, impostarla, perché se la imposto su una mi si disattiva quando magari fa l'hot dog, perché non sta facendo il doppio burger. La griglia deve essere continua. Perché altrimenti dovrei mettere due griglie e neanche una delle due non andrebbe a essere attaccata, perché i lettori hanno un output di 4. E basta. Allora, devo sì sistemare la griglia in modo in modo che gli hot dog mi escano da sotto. Se gli hot dog mi escono da sotto, quindi scrivilo un'altra volta e ti banno. E gli hot dog devono uscire da qua. Anzi, no, qua. Qui ci deve entrare la cosa. Voi andate tutti e due qui, super ordinatissimi. Ok, se gli hot dog escono da lì, perso il bacon che è qui, eh no, è identico a prima, eh? È identico a prima, non ci ho risparmiato nulla. Anzi, è anche sbagliato. Anzi, no. Ho risparmiato una belt per ora. E...
Ok. Vediamo così se riesco a prendere quel 3%. Dovrei, perché ho risparmiato due belt. Birra! È finito. Anzi, buonasera. Non ho messo più i cosetti lì. Li ho tolti tempo fa e non li ho disattivati. Worka, Worka abbastanza bene. Ma secondo me devo togliere un altro paio di belt. Che succedeva a quell'hamburger? Forse è quella lì che mi abbassa l'efficienza, eh. Però guarda, di elettricità siamo un botto sotto rispetto a prima, eh. Eravamo sui 750 quando ero 12 prima. Ma come sei, spettatori? Ma buonasera a tutti, benvenuti in live. L'1%! 1%! Cioè, c'è ancora qualcosa che non va bene, eh? Cioè, c'è ancora qualcosa che non va bene. E fino a quando non trovo qualcosa lì non mi andrà bene. Allora, formaggio 2. La griglia, cosa posso risparmio energetico, però ci mette di più. Fammi una super velocità. Tanto di elettricità ne abbiamo ancora. Vai, 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 vai. Fammi super veloce. Guarda come brucia. Porca troia. Sposta tutto di uno a destra. Non ci sto dopo con cosa non. No, non avrebbe senso. Quel burger doppio non mi piaceva. Devo velocizzare il burger doppio? La preparazione, eh? Anche se a elettricità siamo messi ancora bene, sposta tutto di uno. Salvatore, porca troia, non fare così, non fare al bambino, grazie. 87! Ah! Ah, il mio cuore! Ok, non è questa la soluzione. Non è minimamente la soluzione. Ah. Tu va a mia velocità, a super velocità. Quanto ci metterebbe normalmente? 8 secondi. Vai, vai, vai. Ah, io ho sbagliato ancora. Se spostassi tutto di uno a destra. Non avrebbe alcun senso. No. No, non avrebbe senso. E quella. Sono quegli hamburger lì che mi ci mette troppo a fare. E non capisco per cosa mi ci mette troppo.
Quando mi arrivano sia hamburger che hot dog, a volte mi ci mette troppo a farli. Oppure troppi hamburger. Sì, motivami perché dovrei spostare tutto uno a destra. Però di elettricità siamo sotto, eh. Siamo molto sotto rispetto a prima. 96%. Se te metto in risparmio, ok. Come mi vai? Ok. Elettricità siamo sotto rispetto a prima, però sto mettendo... sono troppo lento. Reputazione ce l'ho al 100, però, scusami. C'è il... Sì! Sì! Puttane di me... Sono anche sotto i 1000 di kilowatt, eh? Di wattora. Sono sotto i 1000 wattora. Non li avrei risparmiati i due tapirulan. Come li risparmio i due tapirulan? Se sposto tutto uno a destra. Cioè, dove li risparmio i tapirulan? E comunque si scrive tapis rulant. Cioè, non riesco neanche a spostare tutto di uno a destra, perché già questo qua. E poi posso fare così. Ah no, devo prima cliccare muovi. Oh, che bellezza. Cioè, anche se avessi spostato tutto uno a destra... Cioè, non... Cosa avrei dovuto fare? Fare così... Neanche. Perché quello lì che risparmiavo, dopo, dovevo buttarcelo dentro comunque. Anzi, no. Mi bastava... No! Anzi, non mi ci stava ancora meno. Mi ci stava ancora meno, eh. Quindi, tu vai qua. Sposta tutto uno a sinistra. Tu torna... Da dove sei venuto? Sì, va bene qua. Nastro. Al massimo così, ma non penso neanche di aver risparmiato di nuovo una cosa. Penso di no, non l'ho risparmiata, oh sì. Però vabbè, comunque il nostro 100% non lo... Se adesso non mi fa il 100% mi incazzo con Salvatore. Lo cerco sotto casa e lo picchio. No, ok. Dai, ridacci il 100%. Facci vedere come sono un pro. Oh yes. Porca troia, l'elettricità non ne uso un cazzo, eh. Cosa ho fatto? Ho messo la griglia? L'ho messa in risparmio? Sì. Ok, continua, salva, slot 1.
Cibo da strada, serve a 30 piatti, servi 30 pasti, consuma meno di 1800 watt-ora, usa meno di 125 ingredienti. Oppure abbiamo C1, pazzi per gli hamburger. Oppure proviamo il nostro carissimo aggiornamento capodanno cinese. No, andiamo avanti. Allora, quanti livelli ci sono? Guarda qua come siamo messi bene. Ho paura del paradiso del formaggio. Veramente, mi fa un po' paura questo livello. Allora, guarda come lo sto platinando per bene. Efficienza 100%, 100%. Perché efficienza 90%? Che poi è un tutorial. Come faccio a non fare... Non facciamoci domande. Torneremo sui nostri passi e sistemeremo pure quello lì. Oh, che cazzo di coso è sto coso? No, no. Quel volo è stato emozionante, specialmente perché ho potuto vedere dall'alto tanti clienti soddisfatti che si godevano al cibo della nostra, cucina. Allora, oggi è una giornata importante per due motivi. In primo luogo abbiamo dei nuovi piatti. Il panino, pollo e formaggio è il più complicato finora. E ora abbiamo le patatine fritte come contorno. E per facilitarti ci sono dei nuovi macchinari, inclusa l'imballatrice che ci servirà per le patatine e la dispensa, che può essere usata per mantenere i pasti freschi. Carino. Carino. E poi verrà anche un critico ad assaggiare il nostro cibo. Arriverà durante il servizio. La sua ordinazione dovrebbe essere facile da distinguere dalle altre. Fai del tuo meglio per garantire il servizio. Il critico sarà meno paziente degli altri esseri umani che serviranno. Ok. Fammi vedere le ricette. Devo... Porca puttana, devo cuocerlo e dopo... Porca puttana, devo... Ma la cosa è comoda, Frigimatic 3000, è che il mixer se ne frega di quello che gli arriva. Lui prende e processa. Quindi io posso andare lì, dargli sia il formaggio sia il pollo. Ma ci sta, è carino. Invece per le patatozze... Ok. Facciamoci la nostra zona mixer. Cosa deve andarci nel mixer? Nel mixer ci deve andare il pollo, le patatine e il formaggio, ok? Porta ingredienti... Abbiamo lo smistatore. Fra, figata per lo smistatore. E voglio simulare un attimo una patatina fritta per vedere come funziona. La friggitrice ce la butta dentro così o c'è, o ha bisogno di un braccetto? È una friggitrice economica, ma che non mi piace. Non mi piace un granché. Allora, tu mi fai delle bellissime patatozze, grazie, e mi fai una simulazione delle patatozze. Me ne fa una sola di patatine? Sì. E quanto ci mette? Ah, mi serve il bracciotto. Mi serve il bracciotto. Però noi possiamo fare una cosa molto carina. Tu mi prendi los piquetos de patatos e tu mi prendi le patate le patate fritte, ok?
buttamelo fuori, vai. Inizia. Ah no, aspetta. Aspetta. Interrompi. Facciamoci già il nostro carissimo asse. Imballatrice? Ah, l'imballatrice per la pat... Vai, buona azza. Ah no, non inizia. Mi fai una simulazione di questa, grazie. Le piglia. Oh. Questa cosa non mi piace. Lagga la live, non me ne frega un cazzo. È molto lento. Da qui mi arriva pollo e formaggio, giusto? Pollo e formaggio. Che poi, scusami, no. Mi deve arrivare il pollo cotto. Mi deve arrivare il pollo cotto. Abbastanza veloce da prendermi le cose dopo. Bisogna vedere. Altrimenti si fa così. Com'è la dispensa? Piccolina, dai. E la roba ci cade direttamente dentro o ci devo mettere un... No. Ah no, posso... No, posso farlo andare. Tanto c'ho il braccetto che me lo prende su. Vai, braccetto. No, serve il braccetto. Ok. Belle queste belt lanciate a destra e a sinistra. Eagle, ma buonasera. Ma buonasera, carissimo. Che mi combini? Sto cucinando pollo fritto. Oh, no, non è pollo fritto. Dov'è il polletto? Bocconcini di pollo alla griglia? Io voglio un pollo alla griglia, grazie. Anzi... Ah 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 ah! Io posso fare il contrario. Ho bisogno di altra roba cotta dopo? Per questo qui? Sì, il pane, perfetto. E anche il bacon, perfettissimo. E sono quattro cose. Delizioso. Sapete questo cosa vuol dire? Questi qui li spostiamo davanti. Qui ci mettiamo los formaggios. E qui ci mettiamo il pollo. Ok, tu via. Tu via. Tu. Fanculo. Un altro braccetto che mi prende su sinistra, destra, dritto. Scusami? No, fra, sei serio? Prima non mi serviva tutta quella roba per fare i giri, possiamo...
Fra... Sei sgravato. Ah, buonasera, signor Napak. No, fra, la musichetta è bellissima. La musica di sto gioco è stupenda. E quello che hanno rilasciato oggi sull'Epic Store è bellissimo. Allora, abbiamo scoperto una cosa stupenda che ci permetterà di fare questo. Certo, potevo scoprirla anche prima, ma sono un deficiente. Facendo così, praticamente tutte le cose che ci arrivano, questo posso anche mandarlo al massimo, quindi arriveranno qua. E dopo usciranno su questo. E usciranno. GG. E tu mi devi prendere i bocconcini di pollo cotto e me lo devi buttare a sinistra. Ok. E tu... che mi devi buttare le cose a destra. Ok, mi devi prendere... il toast. Un attimo. Figa, il 240 Hz? Pazzo. Va bene. Ok, Salvatore, t'a posto? Perfetto. Beh, ci sta. Se ti fai un PC overkill, io per ottobre dovrei un attimo rimodernare il mio. E processore, scheda madre e forse la RAM nuova. E le ventole. E le ventole e il case. Praticamente, sì. Forse. Il case, forse. Le ventole e il dissipatore sicuro, perché sono un po'... gne. Allora. Io... stavo pensando come prima fare una sola griglia, visto che comunque abbiamo quattro cose da fare. Problema. Ci arriva il formaggio da qua. Io devo far sì che questo qui mi levi il formaggio. Sì, praticamente mi tengo solo la scheda video. Tu mi devi andare più lento. Fammi un 3. Fammi anche un 1. Ok, perché tu mi devi prendere le fette di formaggio, buttarmelo in avanti, ok, e siamo a posto. Poi fammi un attimo abbassare la musica. So che è bellissima, però dovrebbe sentirsi comunque. Perfetto. Ah, sì, ci sta. Per quello ci sta. Quando mi mandi le foto hot, sapessi.
Oh no, no, ho sbagliato chat. Oh no, no, ho sbagliato risposta. Vabbè. No, no, non chiude alla fine. E comunque, quello che facevano non era che il contenuto esplicito. Non hanno detto che il contenuto esplicito non era più permesso. Il contenuto sessualmente esplicito. Quindi dove c'erano atti sessuali. Quindi magari masturbazione o comunque no, le foto delle tette non erano, non è sessualmente esplicito, cioè per OnlyFans quelle cose lì sarebbero andate comunque bene. Adesso comunque anche il resto andrà bene. Salvatore, faccio il lavapiatti per un bar dove, dove abito, quindi non... e ovviamente guadagno anche con il mio OnlyFans. No, questo era un segreto, Pitti. Ok, no, scherzo, non guadagno col mio OnlyFans. Non ha preso nessun abbonamento. Allora. Oh no, affermazione sbagliata. Io sto qui, non sto facendo nulla, però sto pensando cosa, come fare. E fatemi fare una cosa. Oh no. Lo lascio in finestra perché almeno posso switchare senza fare... No, fanculo, faccio Alt F4. Mi dà fastidio il cosetto sopra. Oh no. Onicia. Io doppio Iborno. Io sono Iborno, re di Ibornia. Ok, e comunque non ho fatto quello che volevo fare per... Aia, fa male. Volevo vedere chi c'era in chat. Perché siamo in 6, ma... Ah, siete voi. Che cazzo è questo? Che cazzo è Jane V? Oh, che cazzo sei Jane V? Nv. Ma fa live dove... Oh, ok, va bene, non mi faccio più domande. Scusatemi, signori di Twitch. E ogni tanto hai la... Io non ho mai... Cioè, non ho mai guardato seriamente Bertra. Ogni video, qualche volta, quando mi capitavano, ma non l'ho mai seguito. Seguito. Cioè, lo conosco. E... Quindi, boh, vabbè. Comunque, torniamo a noi. Problema. Il nostro mixer ci fa il formaggio, ok? Ma il formaggio non deve essere cotto. No, non sta in live. Sta hostando. Questo mi prende il formaggio, giusto? Sì. Mi tira via il formaggio. Se mi tira via il formaggio, vuol dire che il pollo qua ci arriva. Cosa ci devo mandare anche qua? Il pane. Sì, il pane. La fetta di pane, dove ce la metto? Cioè, dove la faccio? Come la faccio saltare fuori da qua? Perché voglio una sola griglia. E potrei...
togliere questo. Questo lo metto dritto. E anche questo lo metto dritto. Ok. Vai nelle skyblock a tryhardare, fortissimo. Allora, facendo così ho liberato uno spazio. Qui potrei mettere il coso per il pane. Sì. Sì, perché... Eh no, non c'ho lo spazio per metterci dentro il bacon. Ma scusami, che cazzo me ne frega del se c'ho un qualcosa che mi controlla l'input? Ma sono deficiente. L'input è buttaci dentro tutto quello che puoi. Figa, veramente. Tanto questo mi tira fuori il formaggio che è lento. Questo mi tira fuori le patatine che è lento. Ma a posto così. Buttaci dentro tutto quello che puoi. Vai. Dentro tutto, signorino. Vai così. Ok, questa suonava malissimo. Tu mi fai er panozzo. Tu mi fai er... er begonozzo. Ok. Sai che su Overwatch sì, hanno cambiato il nome a McCree. MacGyver. L'ultima volta che ho giocato al posto di dire che stavo ultando McCree, ho detto raga, sto ultando MacGyver. Ah, in quel senso, Salvatore, basta parlare da Skyblock. Pensavo intendessi che cambieranno il nome a McCree, perché ha lo stesso nome di uno che era... Salvatore, vai a giocare la Skyblock e non romperci più le palle, grazie. E comunque, vediamo se funziona. No, perché devo ancora... E non ho un qualcosa che mi dice... Ehi, guarda, tira fuori... Facciamo così. Tac. 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 E... porta ingredienti. Come, cosa fa il porta ingredienti? Un porta... una porta che consente il passaggio degli ingredienti soltanto quando richiesto da un lettore di ordinazioni o da un computer. Unico problema. Il lettore di ingredienti, cioè il lettore di ordinazioni ha solamente 4 slot. E io qui per fare il panozzo ho 1, 2, 3, 4. Ne ho già 4. Quindi cosa... Non so cosa potrebbe servirmi per ora. Oh, non mi serve risponderti per non essere noob. Ok. Eagle, vuoi tornare ad essere mod? Guarda, ti rido la spadozza. Come cazzo si mette la spadozza? Vai. Tieni la spadozza. Tieni la spadozza potente e onnipotente del dio supremo Anubis. Che non aveva una spadozza super onnipotente e fortissima, ma... dettagli. Nah... sarò in live solamente la sera per le 11 ogni tanto. Cioè, quindi sì. Dopo lavoro. Ok. E mi serve un altro braccetto. Che... destra? Che mi prenda su il... cos'ho? Pane, pollo e ambu... e bacon? Bacon, ok.
Ok. E posso mandare tutto nella nell'assembler. Figa, potevo averla saputa prima sta cosa dei braccetti. A destra. E tu a sinistra. E tu mi dici che devi fare o spollosso. E tu devi farmi le patatosce. E tu devi buttarmi fuori tutto. Oi boh, ma che bellezza. Ok. E lettore. Eagle. Panino pollo formaggio. Che mi devi fare una fetta di formaggio, giusto? Sì, una fetta di formaggio. Un polletto. Due fette di pollo e una di bacon. No, no, non trolla, non trolla. È così da tipo sempre. Ok. Poi tu. Per le patatine fritte, tu mi fai una quando parte e tu, tipo quando c'è un'ordinazione in sospeso. No, non fare il multi di 10. Aspetta ancora un po', vediamo se continua. Ok. Dovrebbe workare. Vediamo. Che cos'è sta roba? Alla salmonella! Devo cuocerlo subito il pollo? Non posso farlo dopo? Ok? Scusami! Scusami tanto! Cioè, va bene! Cuociamo subito il pollo! Perché non mi sta ferma la sedia? Ok. Allora. Scusami tanto. Scusami. Salmonella. Ok, vai. Su, salmonella. Pedme. Ok, Partito Democratico Moderno. O Padme. Perdindirindina, Madonna. Tu mi fai un bel dritto. Anzi, no. Tu mi fai un bel a destra, ok? Tu mi vai qua e tu mi vai qui. Questo perché posso
Posso slidarlo in qua ora? Ps. Ci ho anche risparmiato. Se non lo azzecchi lo fai. Cosa? Allora. Tu cosa mi prendi? Bacon. Tulpane. Ehi no, aspetta, aspetta però. Perché il pollo crudo? Perché il poietto crudo? Polletto cotto. Problema? Ora mi arrivano le cose di qui. E io sì posso prendere il formaggio. Ma poi in do cazzo lo mando? Cioè, mi metto un altro mixer e fanculo tutto. Mi metto un altro mixer e fanculo tutto. Eh no. Mi metto un altro mixer e fanculo tutto. Quindi il pollo alla griglia lo facciamo uscire da sotto. Tu cosa sei? Il... fette di bacon croccanti. Tu vai dritto. Cosa significa ps? Boh, è il rumore che fa il creeper quando sta per esplodere? Tu mi prendi il pollo, giusto? Sì. E mi devi andare a sinistra. Ok. Allora. Se mi va a sinistra... E che cazzo ne so cosa vuol dire? Questo mi prende la fetta di pane, giusto? Sì. Qui ho messo due fette, sì. Le unban request, non ce ne sono di unban request. Ecco perché non puoi leggerle. Dove cazzo le vedo? Scusa, ah, sul moderator? Il moderator. Salvatore, non l'ho azzeccato. Di cosa cazzo vuol dire, grazie. Ma cazzo è la... La moderator chat. Devo andare... Mod PT, ecco. Fa vedere. No, fa l'eco. Zitto. Perfetto. Ma no, che non ci sono richieste di ammissione, zi. Che cazzo stai a dire? Sei un po' fulminello? Salvatore, sto per fare quella richiesta a Igole.
Allora, comunque finisco questo livello e stacco. Perché dissi? Perché hai un po' rotto le palle. Ma allora, Igor, il problema delle persone che usano troppo le abbreviazioni anche per parole stupide, tipo non, che risparmiano una lettera, in quest'epoca non ha senso. Perché 15 anni fa le abbreviazioni, anche non, avevano senso. Perché i messaggi si pagavano a messaggio, non c'erano le offerte telefoniche. Non c'era WhatsApp o altro. No, non volevo fare. Volevo fare così. Ok, perfetto. Ho sbagliato. Anch'io, per comunque lo uso. By the way. Questo, cioè, una volta le abbreviazioni si utilizzavano perché i messaggi si pagavano ogni messaggio e non aveva senso scrivere tanti messaggi. Quindi, e i messaggi avevano un limite di carattere che ai tempi era molto ridotto, non rispetto a Telegram o WhatsApp, che dovrebbero essere 500, no, più di 500 caratteri, ok? Erano tipo 100 caratteri. Tu poi ti facevi un messaggione lungo. E dovevi risparmiare i caratteri, quindi le non, perché, cioè, no, non è infinito. Puoi scrivere sì all'infinito, però ti dopo un po' in chat si taglia il messaggio. E quindi sì, era quello il problema. Torniamo a noi, io devo mandare il pollo. Tu mi prendi pollo, giusto? Sì. Quindi mi fai una belt che mi butti in un mixer, che dopo il mixer, riprendendo le belt, mi porta qui. Ora, posso ridurre? No, il famoso continua a leggere è un'altra cosa. Esatto, ma puoi dire, quella non è un'abbreviazione. Sì, però è... quella ci sta, ok? Proviamo? Dovrebbe funzionare. Proviamo. Mi fido. Se mi viene di nuovo la salmonella mi incazzo. E porca troia, come cazzo faccio a non fargli venire la salmonella? Ma secondo me non posso non fargliela venire, eh. Che cazzo è successo qua? Ma si sta bruciando tutto. Bene. Wait, perché questo... Dove cazzo glielo sto mandando? Ops. Fra, sei serio? Cazzo. Sì, secondo te non conosco... Porca troia. Cazzo. Greve. Guarda quanta cazzo di elettricità usiamo.
Siamo sotto la metà. Vediamo se raggiungo la metà di ingredienti. Sì, perfetto, ok. Però mi sembra che non dia problemi, perché comunque cuocendo le robe, la salmonella se ne va. E lì ci sta. Anche efficienza al 100%. Ci sta. Ci sta. Ci sta. Però aspetta, i soldi... Sì, i soldi avevo un budget di 60.000. Quindi... Ci sta. Ci sta, signori. 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 Baci, baciamani, da lavapiatti a cuoco. Bene, sarà il prossimo titolo della live. Sheesh. E si salva, signori. Bene, anzi, guarda, visto che sono gentile, facciamo il primo livello. O facciamo questo qua. Pazzi per gli hamburger, facoltativo. Su CS, su DS, no. Ok, forse sì, forse no, chi lo sa. Se mi trovi, sì. Va bene. Niente, niente, facciamo tutto domani. Domani sera. Che ci sono... No, dovrei avere sera anche domani, sì. Perché la faccio martedì o... Allora, sei fregato. Quando mi troverai ti accetto. E allora, nulla. 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 Quando... Va bene, me lo ricordo. Quando mi troverai te lo accetterò. E facciamo domani prossima livettina su questo gioco, che veramente mi piace. È bello. E anche che ci sia qualcuno con cui parlare. Magari, forse... Se tutto va bene, potrei ricominciare a fare le live la sera. E niente, sei fregato. Bene, oggi per modalità contratti. La modalità contratto ti offre l'opportunità di gestire la tua azienda di produzione di cucine. Riceverai contratti da catene di ristoranti e decidi su quali cucine lavorare. La tua impresa ha la sua riserva di contanti utilizzata per acquistare macchinari e completare i contratti. Sei stato pitterato. Figo. Terreno di prove. Terreno di prova. C'ho tutti i macchinari? Meccanico. Exterminator. Conteggiatore, ripetitore, distributore ad alta velocità. Frullatore, pompa. Serbatoio grande, forno elettrico, frigimatico, friggettrice a convezione. Ah, convezione, sì. Griglia a nastro, griglia elettrica, mixer, vaporiera. No, troppo spoiler, via. You just got pictured. Va bene. Ah, e comunque ho fatto prima una... Mi sono fatto prima un'idea. Cioè, essere ricrollati non è una brutta cosa. Perché... Se un tuo amico ti manda anche in un momento difficile, magari... Sai, tu pensi che è per tirarti sul muro. Cosa sto vedendo alle mie spalle? Cioè, dietro, nello sfondo... Cioè, tu pensi magari sia un qualcosa per sfotterti o comunque per strapparti un sorriso, ma se si ascolta bene la canzone, cioè, ha un significato profondo. Quindi la cosa che dovete sapere, se qualcuno vi manda...